Standard & Poor's declassa il rating degli Stati Uniti. Moody's ammonisce sugli effetti negativi della manovra. Italia declassata anche dall'agenzia Fitch. Allarme di Moody's per la crisi del debito. L'Europa rischia fallimenti a catena. Standard & Poor's declassa l'Italia. L'allarme Moody's è sui rischi default. L'agenzia di rating Fitch declassa l'Italia dopo le valutazioni negative di Moody's e Standard & Poor's. Stop Moody's, Fitch e Standard & Poor's. Ma che cosa sono le società di rating? In poche parole, sono delle agenzie finanziarie che hanno lo scopo di dare dei voti su determinati titoli azionari, obbligazioni, attività di imprese commerciali e statali e crediti. I giudizi sono espressi in lettere e partono dalla A per arrivare fino alla D. Si tratta di un voto di attendibilità. Più è alto il giudizio, più sicuro è l'investimento. E la stessa cosa vale per gli stati. Mettiamo in chiaro una cosa. Stiamo parlando di società private e in quanto tali hanno bisogno di essere finanziate. E i finanziamenti arrivano esattamente da coloro che vogliono essere valutati. Un'agenzia di investimento può quindi chiedere a un'agenzia di rating di giudicare la sua affidabilità e per farlo gli dà dei soldi. Qui nasce il problema di fondo, un problema che essenzialmente noi italiani conosciamo forse meglio degli altri, il conflitto di interesse. È chiaro, perché se il controllato paga il controllore per essere controllato, c'è un evidente conflitto. Ma c'è di più. Spesso questo conflitto diventa macroscopico, in particolare quando chi chiede di essere controllato ha in realtà dei diretti interessi all'interno di un investimento. Sì, perché una volta terminata la valutazione, i risultati possono essere sia pubblicati tramite le agenzie di stampa che rimanere privati. In questo modo, se chi chiede di essere controllato ha anche degli interessi diretti all'interno dell'investimento su cui ha chiesto una valutazione, è decisamente avvantaggiato. Infatti, lui conosce prima quello che sarà l'andamento del rating. In questo modo può agire prima degli altri per averne un ricavo, in quanto sappiamo quanto le agenzie di rating siano influenti all'interno del mercato. Grande ciò! Anche perché nella maggior parte dei casi chi paga gli studi finanziari alle società di rating desiderano che i risultati siano redditizi e che non siano di certo risultati a perdere. Prima della crisi del 2008, infatti, questo meccanismo portò miliardi di dollari nelle casse delle società di rating. Miliardi e miliardi di dollari. Che venivano pagate per dare il massimo dei voti su dei titoli rischiosi. Moody's e Standard & Poor's guadagnarono valanghe di soldi giudicando con triple A anche dei titoli spazzatura. Questo perché società di investimento come Morgan Stanley o Goldman Sachs scommettevano contro mutui o investimenti che esse stesse davano e che sapevano benissimo essere titoli marci. In questo modo la Goldman e la Morgan Stanley, tramite le società di rating, facevano valutare degli investimenti costruiti ad hoc con delle triple A per essere più facilmente vendibili e subito dopo ci scommetteva contro, in quanto era a conoscenza dell'instabilità del titolo appena venduto. Sapendo poi che la valutazione delle società di rating non corrispondeva affatto all'affidabilità del titolo. Quando il titolo cadeva, a perderci era solo il risparmiatore, mentre le agenzie di investimento ci guadagnavano. E non è un caso che dal 2000 al 2006 i titoli valutati con tripla A passarono da poche centinaia a migliaia e migliaia. Il risultato fu un flusso di centinaia di miliardi di dollari a scapito dell'investitore che veniva letteralmente preso in giro. E questo riesce a spiegare il perché nel 2008, poco prima che i colossi di investimento collassassero, avevano delle valutazioni di rating molto molto alte. Bear Stearns, un mese prima di essere rilevata dalla JP Morgan, era giudicata con A2, un voto molto alto, così come la Lehman Brothers ebbe una A2 pochi giorni prima di fallire, così come la AIG, la più grande associazione di assicurazione americana, ebbe una tripla A pochi giorni prima di chiedere 40 miliardi di dollari alla Federal Reserve per evitare il default. Fannie Mae e Freddie Mac vennero valutate con tripla A prima di essere salvate dal tesoro. E la stessa Citigroup e Merrill Lynch erano valutate con un rating molto alto. Ma questo è un reato? A quanto pare no, perché le agenzie di rating si sono sempre appellate al primo emendamento della Costituzione americana, sostenendo che i loro risultati non erano altro che delle opinioni personali. Opinioni personali. E che non dovevano essere quindi tenute come unico metro di valutazione per un investimento.
i rating esprimono un'opinione. I nostri rating sono la nostra opinione. Opinioni. Opinioni non sono altro che opinioni. Credo che abbiamo enfatizzato il fatto che i nostri rating sono opinioni. A questo punto mi domando, a quanto sono attendibili le società di rating? Chi ci dice che non ci sia ancora una volta la mano dei grandi gruppi finanziari e speculativi che con un declassamento o una sovrastima del rating possono portare ad occasioni di guadagno? Perché le borse e il sistema economico mondiale reagiscono ancora in maniera così pesante in base alla valutazione di queste agenzie, le quali, a quanto dicono, esprimono solo dei pareri personali? Siamo usciti dalla situazione precedente alla crisi del 2008 o ci siamo ancora immersi dentro? Eppure, tutti i TG danno l'allarme quando una società di rating anche solo annuncia di essere intenzionata a rivedere il rating di un determinato stato. E sappiamo che non lo farà gratis.